Quando è che nasce un'idea? E quando è che il protagonista di questa storia inizia a elaborare la sua? È difficile stabilire il momento preciso, ma questo racconto può iniziare dalla mattina del 19 dicembre 1950. La mattina in cui Giorgio Rosa, un bolognese di 25 anni, si laurea in ingegneria nell'Ateneo della sua città. La Seconda Guerra Mondiale è finita da pochi anni. Come il resto d'Italia, anche Bologna sta vivendo l'epoca della ricostruzione, un periodo di grandi opportunità. Giorgio Rosa lavora per un anno alla Ducati, poi apre il suo studio e comincia a dividersi tra i cantieri edili e le consulenze per i tribunali. L'avevo incontrato in una causa contro un'azienda bolognese che aveva copiato le nostre macchine ed era stato nominato dal Tribunale di Bologna come perito per valutare la copia. E mi ricordo che arrivò in fiera con un assistente e il nostro avvocato e smontò la macchina in fiera. Con grande imbarazzo di tutti, ma avevo un coraggio che io non l'avrei avuto e l'ho ammirato. A metà degli anni 50, al lavoro da ingegnere e da perito, Giorgio Rosa affianca l'insegnamento in un istituto tecnico. È un'attività frenetica, che tuttavia non gli impedisce di trovare il tempo per qualche passeggiata. Ci siamo conosciuti a passeggio per il Pavaglione a Bologna. Degli amici comuni ci hanno presentato. Io lo trovavo un po' troppo loquace, il mio carattere, però era simpatico, per cui la cosa è proseguita. Eravamo fidanzati da un po' di tempo e diceva che insomma lui non voleva sposarsi perché aveva un grosso impegno da portare a termine di un'idea sua particolare, non voleva dirmi cos'era. Poi pian piano me l'ha comunicato, io mi sono entusiasmato, ho detto ben venga, perché no. Il 12 dicembre del 1960 Gabriella Chierici sposa l'ingegner Rosa e la sua idea. Il primo frutto dell'unione arriva dopo qualche mese, si chiama Speech, società per iniezione cemento. L'anno seguente, nel 1961, nasce il piccolo Lorenzo. Ero abituato, dopo 3-4 anni che ero a Rimini, a ricevere le più assurde richieste. Perché ogni giorno c'era un tizio che veniva in capitaneria a chiedere l'autorizzazione per le cose strampalate, per le cose per cui non mi meravigliavo più. Il romagnolo poi è fervido di inventiva, no? Le idee crescevano perché siccome c'era la voglia di spendere, c'era molto turismo, non dimentichiamo il boom, e allora ognuno veniva con delle proprie idee bislacche, per cui mi ero abituato a riceverle. Tra le idee che circolano sulla riviera Adriatica c'è anche l'idea della Speech, la società appena costituita dalla famiglia Rosa, con Gabriella Chierici presidente e l'ingegnere direttore tecnico. Nel 1960 la Speech presenta alla Capitaneria di Porto di Rimini la richiesta per effettuare delle sperimentazioni in mare. Giorgio Rosa si impegna nei calcoli e nella progettazione nel suo studio bolognese e appena può salta in auto e raggiunge la costa adriatica. Rosa era un uomo di poche parole e noi l'apprezzavamo perché era una persona molto educata, corretta, chiedeva sempre. Giorgio Rosa ha ormeggiato il suo motoscafo nel Porto Canale, a due passi dalla capitaneria, e da lì salpa per i suoi sopralluoghi in mare. Nel 1964 l'ingegnere è pronto a passare dalla teoria alla pratica e si rivolge ai cantieri navali e alle maestranze del posto. Era quasi del 65, quello che mi ricordo. È venuto l'ingegnere qui da me a dire: ho fatto fare un traliccio a Cosola, a Pesaro, che è da andarlo a prendere. Se avete qualcuno che dai, qualche barca da andarlo a prendere per rimorchiarlo qua. Gennaro, il cantiere di Pesaro, ha varato questo traliccio che era 12 metri per 12 e 18 metri di lunghezza. L'hanno buttato nell'acqua e dopo questi due barconi
dovevano legarlo, rimorchiarlo e portarlo a destinazione. L'ingegnere naturalmente col sestante, lui, faceva i rilevamenti, faceva. E allora quando abbiamo trovato il punto giusto, questo traliccio è rimasto per il lungo così. Dunque, l'idea di Giorgio Rosa prevede la realizzazione di una piattaforma. Ma costruire una piattaforma in mezzo al mare non rappresenta una novità. L'ENI in quegli anni ne ha già impiantate diverse nell'Adriatico per l'estrazione del gas. Il brevetto dell'ingegner Rosa, però, ha una sua caratteristica. La struttura di base viene realizzata completamente a terra e solo successivamente collocata in mare. Quella di Rosa è un'innovazione che fa risparmiare tempo e denaro. Aveva 9 tubi del diametro di 60 centimetri con delle saracinesche che per portarlo, per affondarlo, dovevamo saltare da un tubo all'altro, aprire e chiudere finché il traliccio, dai, piano piano chiudi questo, apri là, chiudi qua, chiudi giù. E si è appoggiato lì, si è appoggiato. Il mare Adriatico, pochi lo sanno, è uno dei mari più cattivi e più pericolosi perché è un bacino dove basta un po' di vento perché subito si mette in agitazione. Per fare l'esempio, se io vado a soffiare in una piscina non si muove niente, se vado a buffare dentro una catinella d'acqua l'acqua si muove. Era 4 metri dall'acqua, primo mare. L'ha presa da sotto e l'ha buttata via. Nell'inverno del 1965, quando ancora non sono iniziati i lavori di ancoraggio, una violenta mareggiata travolge la piattaforma. Adesso 5 anni di progetti, studi, lavori sono adagiati sul fondo dell'Adriatico. Quello che per altri avrebbe potuto significare la fine di un sogno, per l'ingegnere è solo un incidente di percorso. L'idea di Giorgio Rosa non può essere spazzata via da una semplice mareggiata. Con un pontone grosso è stata presa, drizzata e portata più fuori. E dal di lì dopo abbiamo cominciato a lavorare. Il mio lavoro era quello da saldare sempre dalla mattina alla sera, insomma, ecco. E a volte si arrivava a metà strada e poi si tornava indietro, perché o che non si trovava l'isola perché c'era la nebbia, o che sennò veniva fuori il mare, è capitato da buttare via la roba in mare perché c'era tempo cattivo, insomma, è capitato un po' di tutto. Ecco. Lui era sempre calmo, per lui le cose erano facili, non c'era dei problemi, da oh, adesso c'è quello, c'è l'altro, come facciamo, via, arrivava qua, dai c'è da fare questo, l'altro, via. Per lui sembrava che non ci fossero dei problemi, dai, per fare un lavoro o l'altro. E invece dopo i problemi, dopo si trovavano lavorando là, si trovavano. C'era pancia sotto che saldava un pezzo da sotto così, si vede che un piccolo capogiro, mi sono trovato in acqua. Dopo non volevano che venisse in terra, dico. Mi portate in porto e poi dopo vieni giù a prenderli di nuovo. Sto lì la vigilia di Natale tutto bagnato. Per Giorgio Rosa e i suoi operai non esistono pause, vacanze o feste comandate. I lavori sulla piattaforma proseguono senza sosta. Per trascorrere qualche domenica insieme all'ingegnere, alla sua famiglia non resta che una soluzione: seguirlo sull'isola.
Io mi ricordo quando sono andata la prima volta con il bambino sulla piattaforma, che non era ancora piattaforma, che c'erano queste tavole appoggiate, quindi una spazio in mezzo col bambino per mano, col terrore che cadesse in acqua, perché io poi non sapevo nuotare. Io ricordo, se non la prima, una delle prime volte, perlomeno quella di cui ho il ricordo più lontano, che fui portato su da un muratore o qualcuno, insomma, che lavorava sull'isola, proprio su un braccio e su una scala di corda e ballava parecchio. Dopo 2 anni di lavori, quel groviglio di tubi e pilastri comincia a trasformarsi in un luogo accessibile. Sono nati gli attracchi per le barche e da lì con 2 scale si raggiunge un piano di calpestio finalmente praticabile. Ora si possono costruire le parti in muratura e Giorgio Rosa forma una nuova squadra di operai. Ecco, mio fratello gestiva una pensione vicino al porto, in via Dardanelli, pensione Giulia, credo che adesso abbiano fatto degli appartamenti. E lì erano in pensione gli operai, i muratori che lavoravano sull'isola. E era quasi completato, dovevano solo mettere la pavimentazione. Un giorno uno dei ragazzi si è ammalato e mio fratello mi ha detto: guadagnati un po' di soldi, vai a fare. E sono stato 3 giorni. C'era un certo Pietro di Città di Castello che andavamo su con lui. Ero venuto a Rimini perché Città di Castello era stretto quel periodo per me, non c'era uno sbocco, non c'era niente. Ho cercato, alla fine ho incontrato l'ingegnere, mi ha detto che se andavo con lui a dargli una mano, io non facevo niente, sono andato. Veniva giù una volta o due alla settimana, è un lavoratore pazzesco. Mamma mia, non avevo visto una persona come lui. E non aveva paura di niente. Ho avuto una volta o due che quando eravamo contrari, io pensavo una cosa, lui ne faceva un'altra. Però dopo io sono stato tranquillo, insomma, con lui. Basta non chiedere i soldi a lui. E sapeva come utilizzare, come risparmiare, come fare per non sperperare e fare delle grandiosità non all'altezza della portata della situazione. Portava il ferro, portava il cemento, dai, tutto qui portava. E con questa barca, con gli operai, andava avanti e indietro, dai. E ogni tanto veniva qui, un giorno cosa ha fatto? Ha portato un motore, era un mine. Con un cilindro, era alto più di un uomo, alto così. Io avevo il capanno lì, di lavoro lì. L'ha messo dentro il capanno, l'abbiamo messo. Dai adesso, dai dopo, forza, dai. È andato in moto. Oh, questo motore, bum 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 bum, tra poco ci butta giù il capanno. Del vibramento che faceva, ferma, che va giù il capanno. Volevo portarlo là, sull'isola, per il posto. Il 20 maggio del 1967 l'isola raggiunge l'autosufficienza idrica. Perforando il fondale per 280 metri, l'ingegnere trova una falda d'acqua potabile. Col procedere dei lavori, la piattaforma ha cambiato aspetto. E nelle più terse giornate di quella primavera, la torre del pozzo e le altre strutture sono diventate ben visibili anche dalla costa. Ma tra quanti osservano quell'isola spuntata in mezzo al mare, c'è anche la capitaneria di porto di Rimini. Secondo i tecnici della capitaneria, l'ingegnere si è spinto ben oltre i permessi accordati. Viene impartito l'ordine di sospendere immediatamente i lavori. La replica di Giorgio Rosa è perentoria. Lui non è tenuto a chiedere permessi o licenze di sorta. E non è tenuto a farlo perché la sua piattaforma è stata posizionata 700 metri oltre le 6 miglia marine, dunque fuori dalle acque territoriali italiane. La notizia fa subito il giro delle redazioni dei giornali, che cercano di far luce sui misteri dell'isola. Ma qual è l'idea di Giorgio Rosa?
perché l'isola è stata costruita fuori dalle acque italiane. E la cosa ha stupito un po' i riminesi per le voci che circolavano attorno a quello che avrebbe dovuto essere la destinazione di questa costruzione, che nessuno sapeva cosa effettivamente fosse. Chi diceva costruiscono un albergo e allora andava bene per tutti. Chi diceva no, non sarà un albergo, avrà anche attività commerciali e allora cominciavano a protestare qualche categoria. Chi addirittura diceva ma là fanno un casinò. C'era stata una casa di gioco nella vicina Repubblica di San Marino negli anni precedenti, poi ci furono degli screzi fra il governo sammarinese e il governo italiano, allora ministro degli interni era Mario Scelba, e si crearono le condizioni, smontando addirittura le gomme di chi si recava in macchina a San Marino, di far finire questa attività. La chiusura del casinò, imposta con la forza alla Repubblica di San Marino nei primi anni 50, non aveva comunque risolto il problema. Sulla riviera, circoli privati, retrobottega dei bar, alberghi, pensioni, sono i luoghi dove si sfoga la grande passione dei romagnoli per il gioco d'azzardo. Ho sentito raccontare, per quello che riguarda Cattolica, Rimini, Riccione, Bellaria, Cesenatico, che si giocava d'azzardo e si giocava forte, al punto che in una nottata le girate negli assegni bancari avevano bisogno di un pezzo di carta che contenesse altre firme di girate, perché non era sufficiente lo spazio che era nell'assegno bancario. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO. Fin dagli anni 50, i dancing della costa romagnola sono frequentati dai personaggi più noti del mondo del cinema e dello spettacolo. Negli anni 60, sulla scia di quanto avviene nel resto d'Italia, la vita notturna si arricchisce di un nuovo tipo di locale. Il primo night l'ha aperto Paolo Baciglieri, che era praticamente la stalla che era sotto il lido mediterraneo di Riccione. Poi siamo arrivati noi con Lady Godiva di Rimini. Quando ho iniziato io, il night era ancora una cosa, diciamo, molto bella. C'erano le grandi vedette dello strip, ricordo Messalina, una donna molto bella, Rita Cadillac, Cosinelle. Un cliente non si sarebbe mai sognato di chiedere a una ragazza un qualcosa in più. La prostituzione è venuta proprio molto dopo. Ma se nei night di Rimini si riesce solo a sbirciare qualche seno, cosa sarebbe potuto accadere in una zona franca come l'isola, a mezz'ora di motoscafo dalla costa? Desideri peccaminosi turbano i solerti tutori della morale pubblica e i loro sonni. La RAI, in quegli anni, manda gli italiani a letto presto e controvoglia. È una televisione assoggettata al controllo politico della Democrazia Cristiana e a quello morale delle gerarchie cattoliche. Anche l'ipotesi che sull'isola possano nascere una radio o una televisione pirata viene considerata una potenziale minaccia, una voce fuori dal coro che potrebbe interpretare le istanze di una società che sta rapidamente cambiando. È il 68. Le nuove generazioni scendono nelle piazze e diventano protagoniste della vita politica. Tensioni sociali e politiche attraversano un mondo diviso in due dalla guerra fredda. L'Adriatico rappresenta uno dei confini tra il blocco occidentale e quello dell'est. E nel mezzo dell'Adriatico c'è l'isola di Giorgio Rosa. Così, smessi i panni del casinò, del night e della TV pirata, l'ultimo dei sospetti che si diffonde è che l'isola possa celare l'operato di qualche potenza straniera. L'esperanto è una lingua internazionale le cui radici nascono da tutte le altre lingue. Una grammatica semplicissima, 16 regole, il vocabolario ancora più semplice perché
con delle parole radicali si costruiscono altre parole, la pronuncia, come si scrive, si legge, e quindi abbiamo tre regole fondamentali: la grammatica, la pronuncia e il vocabolario. Perché non adoperarlo? Perché mi devo spaccare la testa contro l'inglese, il francese, il tedesco, che poi dopo non lo parlerò mai con quello di madrelingua? Mettiamocela a pari anche su questo punto qui. Siamo democratici anche su questo punto qui. Elimineremo anche tante discriminazioni. A Roma io l'ho contestato, il Vaticano. Ho detto: voi siete disonesti, perché pretendete che tutti quelli che vengono in piazza San Pietro sappiano l'inglese, il francese, il tedesco, eccetera. No, me lo viene a dire in inglese, me lo dire in francese, in tedesco, in spagnolo? Bravi, ma disonesti. Io ricordo quella volta, nel 68, era appena 4 anni che ero qui parroco, avevo appena incominciato a studiare l'esperanto con questo padre Ciccanti. Albino Ciccanti è un missionario francescano di origine bolognese, conosciuto come padre Avio Stop per la sua capacità di volare gratis negli spostamenti tra le missioni del Terzo Mondo. Negli anni 60 è il punto di riferimento degli esperantisti riminesi, attivi sin dal 1913. Giorgio Rosa incontra padre Ciccanti a Bologna. Il missionario e i suoi collaboratori si mettono a disposizione dell'ingegnere, che detta i principi della Costituzione della Libera Territorio della Insulo della Rosoi. Dopo 10 anni, l'idea dell'ingegnere si è concretizzata. Il 1 maggio del 1968 viene proclamata l'indipendenza dell'Isola delle Rose. È nato un nuovo Stato. Mentre risuonano le note dell'inno nazionale, un'aria dell'Olandese Volante di Wagner, sull'isola sventola la bandiera della prima repubblica esperantista del mondo. Il governo dell'Isola delle Rose era così composto da un presidente del Consiglio, che era l'ingegnere Antonio Malossi. Poi c'erano i vari ministri, vale a dire una mia amica che era un'insegnante di inglese, che si chiamava Mariolina Alvernia, purtroppo non c'è più, e lei era ministro delle Finanze. Poi mio fratello, medico, Carlo Chierici, era ministro degli interni, il dottor Luciano Marchetti, industria e commercio, mentre l'avvocato Luciano Molè era alle relazioni, e una collega di mio marito, Cesarida Mezzini, che era ministro agli esteri. Pur non avendo assunto nessuna carica ufficiale, Giorgio Rosa affida gli incarichi di governo a un ristretto gruppo di amici e parenti. Definito l'apparato istituzionale, bisogna pensare anche agli aspetti pratici del nuovo Stato. E così, mentre ci si organizza per coniare moneta, cominciano a circolare i francobolli della Insulo della Rosoi, prima testimonianza tangibile della nuova Repubblica. Mi andavano via a fogli interi, 10, 15, 20, 30 foglie al giorno. Li prendevo e li vendevo un pochino sopra prezzo, ecco fatto. Perfino 5.000 lire ne vendevo, ne ho venduto uno, perciò vuol dire, non è che io ci dovevo vivere. La prima volta che siamo andati, mi ricordo, siamo andati con un peschereggio e siamo rimasti affascinati da questa cosa, da questa struttura in mezzo al mare, dove non vedevi niente al di fuori dei pesci e dei gabbiani. Era una cosa stupenda, era bellissima, e ci siamo innamorati. Sia io che il mio ex marito abbiamo deciso che era un'esperienza che dovevamo provare. La popolazione dell'isola aumenta. Oltre a Pietro Bernardini, che ormai da 2 anni è l'uomo di fiducia dell'ingegnere, sull'isola si stabilisce una giovane coppia di riminesi, Franca Serra e Luciano Ciavatta. Io in quel periodo non lavoravo e mio marito appunto lavorava in questo rimessaggio di motoscafi, di barche, e quindi era l'unico lavoro che avevamo in quel momento. Quindi tutte le nostre forze, energie e quel po' che potevamo avere l'abbiamo speso lì.
e avevo una bimba di 2 anni. Ho avuto il coraggio di lasciare mia figlia Rimini per seguire mio marito in questa cosa, perché ci credevamo. Credevamo che fosse un bene anche per nostra figlia. I 3 abitanti stanno completando i lavori per allestire il bar, i negozi e l'ufficio postale. È a loro che l'ingegnere ha deciso di affidare la gestione delle attività dell'isola. C'era un negozio di souvenir, c'era un ufficio postale, c'era il timbro dell'ufficio postale, c'era la banca e c'era il bar. Noi ci interessava definire questa cosa. Si faceva dei lavori o di muratura o di saldatura o di catramatura, si lavorava dalla mattina alla sera e poi a una certa ora si smetteva, si mangiava e poi si andava a dormire, insomma. La cosa più bella dell'isola era la notte, perché nei piloni di ferro e cemento armato avevano già cominciato ad attaccarsi le cozze e con i pesci che giravano sotto i piloni diventava tutto fosforescente, sembrava ci fossero come dei lampioni sotto che dessero luce all'isola, invece non era vero. Gli articoli dei giornali e le voci che si rincorrono sui misteri dell'isola hanno fatto da cassa di risonanza. È la migliore delle pubblicità possibili per l'impresa di Giorgio Rosa. Le acque attorno all'isola si affollano, tutti vogliono vedere da vicino la grande novità di quell'estate. Eravamo solo da Gatteo a Rimini, una 20 di barche, cutter a vela, con una portata circa dalle 25 alle 60 persone per barca. Facevamo addirittura 2 viaggi al mattino, mi ricordo, perché gente era curiosa di vedere sto palazzo in mezzo al mare, via. E allora volevo mangiare, volevo incosare, lasciavano i soldi, io con il gancio tiravo sulle cozze dai cosi e gli la lavavo e gli davo a mangiare, mi lasciavano un sacco di soldi. Tutti gli anzianotti con la segretaria, una cosa l'altra, dai, e funzionava. Besuchen wir zuerst 2 Orte an der Adria. Das ist Cervia, ein Badeort in Italien zwischen Ravenna und Rimini. La riviera adriatica sta vivendo il suo momento d'oro. Nel 1968 solo a Rimini arrivano più di 1 milione di turisti, quasi per la metà stranieri. Tra gli eventi di quell'estate c'è la prima traversata dell'Adriatico da Pola a Cervia sugli sci d'acqua. Um 10:50 schießt der Münchner endlich in Cervia durchs Ziel. 2:24:35. Autore dell'impresa è un giovane tedesco, Wolfgang Rudi Neumann. Nelle mattinate di allenamenti dello sci sono passato di là, incuriosito di quello che stava facendo. E così ho conosciuto poi anche l'ingegnere, che loro mi hanno proposto di diventare il loro ambasciatore per la Germania. La mia funzione era più che altro esterna, insomma, non era coinvolto nei loro lavori. Io ero solamente un ambasciatore che tenevo contatto appunto con la stampa, con persone dall'estero che erano interessate di venire a visitarlo o di diventare partner o cittadini di questa isola o di poter comprare qualche pezzo di terreno su questa isola. E mentre Neumann accoglie gli inviati dei giornali e delle TV straniere, sulla stampa italiana l'isola continua a essere l'argomento del giorno. Qualunque cosa succeda nelle sue acque viene trasformata in notizia. E tornavo verso Rimini. A un certo punto mi ha preso un'ondata di traverso, mi ha capovolto, il gommone. Io per fortuna che ho tenuto il giubbetto mezzo sgonfio, però l'ho tenuto addosso, lo tenevo addosso. E io sono stato a galla tutta la notte, la mattina presto. E dei pescatori vedevano uno che faceva così, pensavano che erano gabbiani. Mi hanno portato a terra, mi hanno portato all'ospedale. Quando cominciavano a venire capitanerie, quello e quell'altro, era un vecchio ospedale di Rimini. Prendo, salto dalla camera mortuaria, salto via e vengo via.
Bernardini e i coniugi Ciavatta non hanno tempo da perdere. L'apertura ufficiale al pubblico del bar e dei negozi dell'isola è fissata per il 25 giugno e ormai mancano pochi giorni alla data dell'inaugurazione. Nel mese di maggio, nella penisola di fronte all'insulo della Rosoi, l'Italia, si sono tenute le elezioni politiche, che vedono l'avanzata della DC e dei comunisti e la flessione dei socialisti. Quello restituito dalle urne è uno scenario politico bloccato. In attesa di trovare un accordo che porti a maggioranze stabili, si insedia un governo monocolore democristiano. Il 24 giugno 1968 Giovanni Leone, presidente del Consiglio incaricato, presenta la lista dei ministri. È uno dei cosiddetti governi balneari e forse per tener fede a questa definizione l'esecutivo volge subito il suo sguardo verso le spiagge della Romagna. Succede che noi si voleva aprire e la Franca e il marito era una terra. Io mi ricordo che eravamo venuti a Rimini, io mi dovevo tagliare i capelli perché volevo essere presentabile. Il giorno dell'inaugurazione volevo essere una persona carina per la gente che veniva sull'isola. Ero venuta a Rimini dalla parrucchiera, ma ero perplessa, non volevo venire, non so per quale motivo, mi sentivo che non mi sentivo bene. Era la mattina verso le 8:30, le 9, adesso non mi ricordo più, io ancora dormivo onestamente. Ho sentito bussare alla serranda e sono saliti, che se mi ero accorto prima credo che non salivano, mi garantisco. All'alba del 25 giugno i mezzi navali di polizia, carabinieri e guardia di finanza salpano dai porti di Venezia e Ancona diretti verso Rimini. Lo Stato italiano ha deciso di occupare militarmente l'Isola delle Rose. Noi viaggiamo a lettera chiusa. Ho detto, che vuol dire lettera chiusa? Che vuol dire? Vuol dire che possiamo fare, apriamo la lettera e a quel momento possiamo fare gli ordini che ci sono dentro, possiamo eseguire. Avevamo un po' di attrezzatura, che era roba nostra, abbiamo chiesto il permesso di portarla via, almeno quella. Si presenta Bernardini in mezzo ai militari, così, non in manette, però così dicendo non vi faranno mai salire, faranno venirvi anche me, voi non salirete mai più. Anche Giorgio Rosa, avvertito di quanto sta accadendo, tenta di raggiungere l'isola. Ma la sua barca viene intercettata dalle motovedette che pattugliano la piattaforma. Nella speranza di ottenere un lasciapassare, l'ingegnere convince i militari a contattare via radio il comando dell'operazione. Ma il permesso gli viene negato. Direi che è un po' il colmo. I proprietari non possono andare a casa loro in definitiva. Quando io sono venuta al porto e allora mi avevano descritto come la passionaria dell'isola, perché mi sono messa a urlare, urlare passamente, inveire contro tutti e tutti, mi ha detto che se avessi continuato così mi avrebbero denunciato. Quell'alone di mistero che ha fatto le fortune dell'isola ora gli si ritorce contro. Le autorità italiane decidono che qualunque cosa debba sorgere in quel nuovo Stato è meglio sopprimerla sul nascere. Se gli Stati Uniti hanno la loro guerra in Vietnam e la Russia muove i carri armati verso la Cecoslovacchia, anche lo Stato italiano decide di mostrare i muscoli e scatena quella che alcuni ricorderanno come la prima guerra dell'Italia repubblicana. È scattato l'embargo, nessuno può più avvicinarsi alla piattaforma e l'intera popolazione sorpresa sull'isola, ossia Pietro Bernardini, viene tenuta in un surreale stato di fermo. Eravamo in quattro, due poliziotti e due carabinieri e si faceva servizio dalle 9 alle 9, 24 ore. Ci veniva a prendere o a portarci una volta la motovedetta della polizia, un'altra volta quella dei carabinieri. Si pescava e si giocava così, tanto per passare il tempo.
Dopo mi hanno tenuto occupato lì per diversi giorni e i giornalisti mi portavano da mangiare col motoscafo. Allora io che facevo? Saltavo dall'isola in acqua, andavo là, mi davano il sacchetto con i viveri e ritornavo all'isola. Non mi potevano toccare, nessuno, perché ero di qua, non ero in Italia. Era talmente irrazionale quello che capitava che a me era un'idea. E visto che sui giornali hanno fatto tanto rumore, approfittiamo del fatto che tutti guardano l'isola e diciamo che hanno minato il ponte, quello sull'autostrada Bologna-Firenze, e diciamo che sono quelli dell'isola. E invece lui non ha voluto, forse non sapeva fino a che punto ero sano pasto nel consigliare quell'idea. Qualunque sia il giudizio sulle facoltà mentali dell'amico Martelli, l'ingegnere sceglie strade diverse per difendere l'isola e la sua sovranità. Giorgio Rosa lancia i suoi appelli al presidente della Repubblica Saragat e all'ONU e mette al lavoro una squadra di avvocati. Intanto, ai primi di luglio, la vicenda approda nel Parlamento italiano, dove vengono presentate due interrogazioni, una del comunista Nicola Pagliarani, l'altra del missino Stefano Menicacci, che chiede al ministro degli interni Francesco Restivo quale sia l'atteggiamento assunto dal governo su questo stato burletta nato nell'Adriatico. L'Isola delle Rose sarà anche uno stato burletta, ma riceve attestati di stima e solidarietà da mezza Europa. Specialmente la stampa tedesca che si è occupata di questa situazione, e così naturalmente anche i cittadini tedeschi hanno preso parte per l'Isola delle Rose, vedevano qui una situazione nuova politica. Loro ci tenevano che questa isola prendeva la sua sovranità e la sua indipendenza dall'Italia, insomma. Mi arrivavano una gran parte della corrispondenza, specialmente dalla Germania, ma anche dalla Francia, dalla Spagna, eccetera, telefonate, richieste, persone che volevano appunto non solo comprare i francobolli, ma volevano prendere residenza o comprare o affittare un appartamento, o diventare cittadini dell'Isola delle Rose, insomma. Gli stati nascono attraverso rivoluzioni, attraverso comunità di tipo culturale, hanno bisogno di tre elementi per essere stato: il territorio, e lì era poco, la popolazione, lì non ce n'era, e la potestà d'imperio da parte di un'organizzazione statuale. Innanzitutto bisogna distinguere il concetto di proprietà da quello di sovranità, perché tutti noi possiamo essere proprietari di qualcosa nel territorio di uno Stato, ma non possiamo avere sovranità perché c'è la sovranità dello Stato. Quando si esce però dalle acque territoriali, la sovranità si attenua, quindi si sarebbe anche potuto pensare che nel caso dell'Isola delle Rose, essendo questa piattaforma fuori dalle acque territoriali, la sovranità italiana si sarebbe dovuta arrestare. In realtà non è così semplice per il diritto internazionale, perché la sovranità dello Stato non si arresta di punto in bianco con la fine delle acque territoriali. In realtà ci sono ancora delle zone, in particolare una zona economica esclusiva che si estende per 200 miglia dalla costa, su cui lo Stato ancora esercita un certo potere che, pur non essendo un potere sovrano in senso stretto, è comunque un potere funzionale allo sfruttamento. Quindi nel caso dell'Isola delle Rose lo Stato italiano ha interpretato i suoi poteri sulla zona economica esclusiva come appunto capace di impedire un'installazione come quella dell'Isola delle Rose. Non è detto che tutti gli stati nella stessa situazione avrebbero interpretato i propri poteri nello stesso modo, infatti il caso di Sealand lo conferma.
Posizionato nel mare del Nord, il Principato dei Sealand è una micronazione che nasce nel 1967, quando Paddy Roy Bates occupa una struttura antiaerea abbandonata dall'esercito inglese dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1968 Bates difende la sovranità del Principato facendo fuoco contro un vascello della Marina Militare inglese. Facciamo un investimento, compriamo un cannone, la prima barca italiana che arrivi, la fondiamo, sono italiana, la fondiamo lo stesso. Per difendere l'isola delle Rose non è stato esploso nemmeno un colpo, ma nei giorni seguenti all'occupazione l'ingegnere prova di nuovo a riavvicinarsi all'isola. Lo fa prendendo parte all'incursione organizzata da Guglielmo Martelli, che approfitta della confusione creata da una gara internazionale di vela. Arrivai con una delle mie barche e avevo il canotto sospeso a poppa. Mentre ci si avvicinava all'isola, i carabinieri hanno fatto la manovra naturale di arrivare a bloccare e tagliare la strada. Mentre lo tagliavo la strada, calato il canotto, messo in moto il motore, sono partito e ho rioccupato l'isola. E lui per una mezz'oretta rimase praticamente padrone dell'isola e poi dopo ritornò indietro e ritornammo in porto, ecco. E fu citato ovviamente sempre stravolta da quasi tutti i giornali questo episodio. Quello che i giornali bollano come un tentativo di riconquista fallito, per la verità produce l'effetto voluto, uno sberleffo alle forze di occupazione. Ma è una magra consolazione. Il 17 agosto le autorità comunicano alla Speech la decisione di demolire l'isola. Per bloccare il provvedimento, Giorgio Rosa fa ricorso al Consiglio di Stato. Intanto Bernardini e gli altri affittuari della struttura intentano una causa per danni contro la Speech. Quella che sembrerebbe un'ulteriore disavventura legale per l'ingegner Rosa è in realtà una manovra dei suoi avvocati per creare altri ostacoli alla demolizione della piattaforma. La causa richiede un'ispezione sul manufatto. Così, in una grigia giornata autunnale, a Giorgio Rosa e a sua moglie viene consentito di risalire sull'isola insieme ai magistrati del Tribunale di Rimini. Con loro c'è anche Pietro Bernardini, che di lì a poco verrà convinto a lasciare l'Italia. Delle persone mi hanno detto, guarda, va via qualche mese perché se non te lasciano tranquillo. Difatti avevo provato a rimanere, ho i giornalisti, ho la polizia, ho la capitaneria, ho uno o l'altro, tutti ti chiamavano, tutti volevano le informazioni. Allora non vivevi più, ho preso, sono andato via qualche mese. E mi hanno promesso che quando ritornavo mi davano una licenza importante. E invece vengo a casa, una cosa che mo è finita, e riesco a avere una mezza licenza dei Mosconi. Per Giorgio Rosa, il sopralluogo col Tribunale di Rimini è stata l'occasione per rimettere piede sulla piattaforma. Sarà l'ultima volta che vedrà la sua isola. Richiamandosi alla Convenzione di Ginevra, che stabilisce che l'alto mare è aperto alla navigazione di tutti gli stati e nessuno può pretendere di sottometterne una parte qualsiasi alla sua sovranità, in autunno il Consiglio di Stato emette la sua sentenza definitiva. Siamo sopra, siamo sopra, siamo nel punto.
effettuato il sopralluogo, ho fatto un programma di demolizione mediante l'impiego di esplosivi, dopo aver praticamente studiato il sistema di ancoraggio e di costruzione delle singole parti componenti. Avevo un certo numero di operatori subacquei, 8 se ben ricordo. E tra i quali c'era il nonno, il vecchio, che noi lo chiamavamo Masticatritolo e Sputa Spolette, perché era solito fare gli scherzi, specialmente ai novizi incursori, di far esplodere delle piccolissime spolette, così da tenerli pronti per qualsiasi evenienza. Di prismi di tritolo ne avevamo 4.000, ne abbiamo consumati 527, e avevamo 5 casse di plastico per 250 kg, ne abbiamo operati 50. Ho fatto costruire dei salsicciotti da 2 kg per praticamente avvolgere le tubolature della costruzione. Ne avevamo 250 e ne abbiamo consumati 98. 10.000 metri di micia detonante, ne abbiamo consumati 2.000, e quindi abbiamo fatto un certo numero di botti. Non abbiamo preso neanche un pesce, porca miseria. Non era un'isola questa qua, era una roccaforte. Quando abbiamo eliminato tutto il piano di calpestio e il pavimento, diciamo così, rimanevano solo i piloni. La cosa più eclatante, la cosa più clamorosa, era che non si riusciva in nessun modo a poter tagliare, a poter dividere, a poter piegare queste benedette colonne. Per poter demolire i piloni abbiamo fatto delle prove con delle cariche piuttosto grosse, però non abbiamo potuto visionare il risultato, in quanto sia la fanghiglia che il tempo, perché faceva presto buio, non ha permesso di fare le ispezioni. Il mare agitato è stato dal 9 febbraio al 14 febbraio. Quando siamo tornati, sul posto dell'isola non l'abbiamo trovata. Le colonne si sono seppellite da sole. Nessuno poteva portare via una colonna di 42 metri di lunghezza e di quel peso e di quel diametro. Dio Nettuno ce l'ha fatta. Dove le ha portati? Boh, questo noi non l'abbiamo mai capito. L'unica cosa che noi abbiamo assicurato è che la zona era libera per la navigazione. Con i nostri sistemi di ricerca non si rilevava nessun ostacolo per la navigazione. Pertanto abbiamo messo fine all'Isola delle Rose. Era ed è un dolore, come un caro che è morto. Thank you.
non sono ancora morto. La foto l'ho messa io perché non mi fido dei miei futuri eredi. Potrebbero spontaneamente dimenticarsene. Veramente io non dovevo diventare ingegnere, dovevo diventare ufficiale d'aviazione. Ho fatto moltissimi collaudi delle strutture perché la mia passione, diciamo, è il cemento armato e infatti come calcolatore del cemento armato ho avuto un certo successo. Io badavo ai miei interessi e non sapevo neanche, e so del 68 che appunto ci sono state queste rivoluzioni, diciamo così, quindi, ma però io non mi sono mai interessato di politica. L'idea dell'isola mi venne perché l'Italia era molto ristretta dentro ai vari, alle varie parrocchie e le varie cose della religione, e io invece sono sempre stato un liberale fin dall'ossa. È un'utopia perché la libertà non esiste nel mondo, solo se si è forti si ha la possibilità di essere liberi. Beh, era lo stato libero dell'Isola delle Rose e non eravamo più italiani, beh certo, era proprio fatta apposta per eliminare l'Italia, quindi siccome siamo tutti stati invasi parecchie volte, e quindi uno dei tanti era Giorgio Rosa che invadeva l'Italia con l'Isola delle Rose e con due cittadini. Ma io presto vi saluto tutti quanti, perché tanto ho già il mio posticino in Certosa, c'è la tomba di famiglia, quindi ho fatto il posto anche per mio figlio, sua figlia, per sua moglie, e quindi il testamento l'ho già fatto, quindi io sono già tranquillo. Posso anche domani morire di infarto o di una qualche malattia strana. Tanto siamo destinati tutti a scomparire, quindi non c'è niente che mi possa... Tanto anche se mi ricordano per 50, 60, 100 anni, 200 anni, non mi interessa niente. In confronto all'eternità, ammesso che sia eterna la Terra, non lo so, ma dice che prima o poi dovrebbe scoppiare. Quindi è così un po' pazzo, è sempre stato Giorgio Rosa, se no poi non avrebbe fatto l'isola.